Eccoci, cominciamo con una caduta. Ciao, continuiamo le fascette che abbiamo semilavorato stamattina. Aspetta, ci sia qualcuno. Per fare la piega del lembo o aletta utilizzo questo aggeggino autocostruito, che non è altro che una pinza ricavata da due vecchie lime, perché le lime non si buttano. E in pratica io metto quella fascetta, posiziono pari con la striscia che ho fatto precedentemente col calibro, fisso in morsa. Vedete? Quindi siamo nella pinza autocostruita, andiamo pari col segno che abbiamo fatto e si chiude in morsa. Da così a così, e questa è la parte che andrà all'interno del manico, andrà a finire qua nelle scanalature che ho fatto. Se volete chiedere qualcosa, chiedete tranquillamente. Ripeto per i nuovi, inserisco la fascetta da piegare qua all'interno. Se notate è leggermente obliqua, mi serve per dargli già un'inclinazione. Fisso in morsa. Ed è piegata la prima. La seconda. Aspettate qualche minuto, poi vi faccio vedere la brunitura e poi l'incisione. Che la brunitura è abbastanza semplice. Molti mi dicono: ma l'acciaio inossidabile non si può brunire perché non ci sono degli acidi che lo attaccano. Chi vi dice che lo attacco con gli acidi? C'è una tecnica molto molto più antica che è efficace: il fuoco. Basta abbrustolirla la fascetta e si brunisce. Più semplice di così, senza bisogno di usare acidi o materiali strani. Che io non sono tanto per i materiali da segmentali, cioè devono essere materiali semplici, anche per non, boh, non lo so, anche per non influire troppo sul costo finale. Cioè, ho fatto anche delle fascette in argento, in titanio, però qualcuno in rame. Il rame è bello, però ossida troppo. Però personalmente mi piace, ma non piace a voi. Ciao Lorenzo Gesiot, che stai guardando il video in diretta. O Gesiot, scusa se sbaglio la pronuncia. Ecco, come ho detto prima, inserisco, stando attento al segno, la fascetta, fissiamo in morsa e via, più veloce della luce, spenta. Allora, come va? Da voi che temperatura sta facendo? Qua un caldo da morire. Però non sono ancora morto, mi dovete sopportare ancora per parecchio tempo, almeno per altri 3 mesi. Spero di più, eh. Ecco,
vabbè. Ok. Posizioniamo. Chiudiamo. Ok, per i nuovi arrivati, visto che è rimasto l'ultimo da fare, sto piegando le alette, che le alette o limbi saranno la parte che va a finire all'interno del manico in questa zona. È l'anello alla campidanese o fascetta alla campidanese con alette rientrate. Quindi inserisco in questa pinza autocostruita la fascetta, seguo bene la linea che ho segnato prima, potete vedere nei video precedenti, inserisco nella morsa 2-3 martellatine e via. E adesso viene il bello, che con questa temperatura è l'ideale. Porca miseria. Inizio ad accendere il bruciatore, scusate un secondo. Adesso prendo un pezzo di fil di ferro dove andrò ad inserire le fascette, così le brunisco tutte assieme. Oh, grazie Alessio. Ma non è vero, sono solo il semplice ragazzo di Krypton che tutti conoscete. Dunque, le inserisco in ordine d'arrivo. Così non le... Una, due, quattro, le abbiamo brunite, aspettiamo un attimo che raffreddino. Non le vado a sfreddare subito perché a questa temperatura mi si deformerebbero e non va bene.
vi rigiro la camera così potete vedere il mio bel faccione, insomma bello. Ok, speriamo di non farvi cadere. Adesso facciamo raffreddare un po' l'aria davanti al ventilatore. Ecco, adesso che la temperatura non supera i 200 gradi le posso sfreddare in acqua. Prima no, perché si sarebbero deformate. Okay. Adesso sono fredde. Posizioniamo a fianco ai manichetti uno con l'altro. Un po' di asciugatura. Allora Quinto, come va? Ita nova zambi da noa. Quinto è un amico che conosco da anni. Okay. Posiziono a fianco così per non perderle, perché comunque io faccio i pezzi, anche se mi vedete che ne faccio parecchi assieme, li faccio uno ad uno, quindi la fascetta del primo coltello non ci sta nel secondo, cioè o è troppo largo o è troppo piccola, che comunque sono fatte ognuna differentemente. Come potete vedere, queste sono diverse. Ok. 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 Eccoci qua. Bene, mi fa piacere. Adesso useremo il Dremel. Come potete vedere adesso la fascetta è brunita, è arrivata quasi a 1000 gradi, è normale che brunisca. Adesso col Dremel e con questa punta qua andrò ad inciderla per fare la fascetta brunita ed incisa. Scusate, mi metto di qua che sono abituato a farlo in alto. Ok, come avete visto adesso ho inciso la parte inferiore, adesso inciderò la Sardegna. Eccoci qua, abbiamo inciso il ricamo inferiore e la Sardegnetta. Adesso andiamo a piegarlo. Questo deve entrare qua dentro e deve avvolgere il corno, quindi gli faccio una prima semipiega con questo attrezzino autocostruito.
Vedete, c'è una scalanatura, scalanatura all'interno, no, scanalatura, ecco, scusate, c'è una scanalatura all'interno, io vado ad inserire l'aletta, semplicemente giro e giro ed è fatta una prima piega, poi vado ad inserire direttamente sul corno, sì, e vado ad aiutarmi manualmente a girare la fascetta. Ora la inseriamo. Questa pinza mi serve per far sì che le alette aderiscano. Ok, e questo è inserito. Qua c'è ancora della luce e vado ad eliminarla semplicemente facendo un lieve taglietto. Diego, guarda i video precedenti, va. Utilizzo un archetto da orafo che ha la lama sottilissima e mi permette di non scendere troppo, perché se scendi troppo si indebolisce. Ecco qua. Ok. Adesso questo è pronto da proseguire nel lavoro. E c'è ancora parecchio da fare. Ecco qua. Ne faccio un altro. Per i nuovi arrivati. La fascetta è stata brunita. Prima ancora è stato cattivo tu. Guarda i video precedenti. È stata prima bulinata con un ricamino qua sotto, una sardinetta sopra. Adesso io vado ad incidere sotto e la sardinetta per avere un effetto cromatico a mio parere simpatico. E quindi Dremel, punto al tungsteno. Contro questo problema, lì contrappondaccio. No! Ci ho messo un casino di tempo a farla crescere, perché me lo devo fare? Ecco, ho fatto il ricamo inferiore. Adesso vado ad incidere la sardinetta. Buon divertimento! Ecco, adesso è stata incisa anche la Sardegna. Come abbiamo fatto prima. Prima piega sull'aggeggino autocostruito. Poi qua, siccome mi è rimasto largo con la pinza che abbiamo visto prima, vado a chiudere.
Lo so che si sposta, è sul banco. E appunto la barba non si taglia. Una volta che l'ho tagliata mi sono pentito amaramente. Ok. Adesso saliamo qua. Cominciamo a dare delle pieghe manuali. Chiudiamo. È chiuso. Andiamo ad inserire. E niente, io direi che tanto vi ho fatto vedere tutto. Farvi vedere gli altri sarebbe semplicemente una replica, tanto la lavorazione è quella. E io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video dove c'è sto tipo brutto col pizzettone. E poi non so, se volete fare qualche domanda, lascio la diretta attiva un altro paio di minuti. Nel mentre va, ne faccio un altro, così tanto per passare il tempo. Grazie. Grazie Antonio. Tanti saluti anche a te, Vittorio. Ricamino anteriore. Sardegna. Se mi piega. Saliamo sul manico. Facciamo aderire bene. Vabbè, lo spazio te lo faccio vedere adesso. Adesso lo stiamo inserendo. Pratica, quando rimane dello spazio, una lama di seghetto, oppure io preferisco questo, il mini archetto da orafo con delle lame sottilissime. In pratica, qua c'è il buco, qua no. Cosa andiamo a fare? Andiamo a levare il materiale dove non c'è il buco. Quindi abbiamo eliminato del materiale su tutto il perimetro e abbassiamo.
E adesso il buco non c'è più. Semplice. Serve altro? Su. Sono qui a vostra disposizione per fare tutto quello che voglio fare io, non quello che fate, volete voi. Su, dai. Ditemi un po'. Allora, ne faccio un altro paio, che poi è una ripetizione dell'uno e dell'altro. Ah, sta tecnica al momento la faccio solo io. Se qualcuno di voi la copia, per favore mi citi. Sì, sul monolitico i fori li faccio dopo. Li faccio prima solo sulla fascetta, così da avere già un punto di riferimento. Se guardi i video precedenti che ho fatto stamattina, faccio vedere anche come preparo per fare i fori. Dovere. Quindi, adesso questa la faccio al contrario. Cosa intendo per contrario? Vedrete. Ciao Alessandro, alla prossima. Ecco, se prima ho fatto il decoro inferiore, la sardegnetta, adesso ho semplicemente fatto al contrario. Ho grattugiato tutta la roba che qua ho lasciato nera. La lavorazione seguente è la stessa di prima. Le pieghettine. Qua. Ecco, grazie Domenico, un saluto anche a te. Sì, sono grande, sono alto 1,85 m e peso 113 kg. Ok, gli ho dato una prima piega manuale. Poi vado ad inserire. Anche questo. Saluta Fustei. O San Mazzei, non so come dicono dalle vostre parti. Ecco qua,
E niente, dai ragazzi, io adesso vi saluterei. Tanto comunque le fasi, cioè gli altri che devo fare, sono le stesse identiche fasi. Qua sono da abbassare gli anelli, qua sono da incidere, piegare, montare. E niente. Sì, era solo un po' di renella. Ma dico la verità, era abbastanza dolorosa. Va bene, ragazzi, se vi faccio vedere il panorama che ho qua. Pace, silenzio, un bel panorama. Le zucchine, i bonsai e tutto il resto. Va bene, ragazzi, io adesso vi saluto. Vi ringrazio per aver seguito il video e vi ringrazio per il fatto che seguite la pagina. Se vi va di avere qualche mio pezzo, vi metto il link dei disponibili qua tra i commenti. Clipboard, ecco qua, colla. Ecco, cliccando sul link potrete consultare disponibili, come ho scritto. Le info dei disponibili sono tra i commenti di ogni singola foto. Voi aprite i disponibili, ce n'è uno che dite: oh, che bellino che è questo, vediamo un po' cos'è questo qua. Aprite e tra i commenti c'è il costo e c'è la descrizione. Non in tutti, ma in buona parte c'è la descrizione anche. E ragazzi, io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona domenica e io continuo a lavorare. Per quello che ne faccio molti, io lavoro 7 giorni su 7, circa 12-13 ore al giorno. Penso che fa un po' crepo. Ciao ragazzi, e come sempre, viva la patata! Ciao!